si sono mangiati un calcio di rigore con Iori. Poi sulla respinta c'è stato anche un altro miracolo, insomma, del portiere dello Spezia, che appunto ha tenuto inviolata la propria porta. E finiamo con il pareggio, un altro pareggio, quello tra Venezia e Frosinone, 1-1, in vantaggio i padroni di casa allenati da Inzaghi con il gol di Modolo, il pareggio poi di Matteo Ciofani 2 minuti dopo. Vediamo se ci sono state molte reazioni fulminee, insomma, da parte Sì, delle squadre che subiano gol, vedi la Cremonese che che sono tre riuscite volte sempre di più a reagire a reagire al. al gol Diciamo subito. subito al gol subito. Il turno verrà completato domani alle ore 13 con i primi anticipi. Ci saranno, scusate, i primi posticipi. Ci saranno 3 posticipi in questa giornata. Sì, non ci sono stati anticipi perché c'è stato il turno infrasettimanale, quindi. Esatto. Domani, appunto, alle ore 15 Parma-Avellino, alle ore 17:30 Provercelli-Foggia, alle ore 20:30 Ternana-Carpi. Andiamo a vedere velocemente la classifica. Che Sì, insomma, andiamo a vedere anche la classifica di Serie B che quindi quindi cambia. Sì, cambia, sì, cambia. cambia il proprio padrone. Adesso è il Palermo ad occupare la prima casella con 21 punti, seguito da Empoli e Frosinone a quota 20. Dunque il Frosinone con questo pareggio ha raggiunto i toscani. Zona playoff occupata da Bari e Salernitana a quota 19, salto in alto della Salernitana che non perde da 6 partite, molto, diciamo, quindi è un trend positivo la squadra campana, seguito poi da Cremonese e Venezia, le due neopromosse della Lega Pro a quota 18, quindi Cittadella, Parma e Novara a 17, Avellino, Pescara, Brescia 16, Carpi 15. Perugia con una partita in meno, ovviamente, così come di quelle già citate Avellino e Parma. Carpi 15, quindi Perugia e Spezia 14, Entella e Ascoli 13, Cesena 12, Ternana e Foggia 11, entrambe con una partita in meno. Chiude la Provercelli, sempre con una partita in meno, a quota 10 punti. Va bene, quindi insomma abbiamo Comunque il fatto Perugia non anche. ha una partita in meno. No, il Perugia. Ha giocato oggi. Parma Avellino. Ok, perfetto. Benissimo, quindi abbiamo visto anche la classifica, abbiamo dato anche i nostri consigli per il Fantacalcio. Non ci resta nient'altro da fare che No, chiudere. aspetta, No, prima ricordiamo perché? i nostri Vabbè, blog. c'è ragione, ragione. Tutti. Porca miseria. Il tuo Guarda, soprattutto, Matte. in particolare quello di Matteo. Va bene, allora gli ricordo i nostri, ovviamente le nostre pagine social, perché siamo su Facebook ogni maledetto sabato, siamo su Twitter, cercateci sempre come ogni maledetto sabato, siamo anche su Instagram ogni maledetto sabato, adesso Matteo provvederà anche a aggiornare la pagina con le nuove Seguite foto. anche Matt Giuseppone, scritto Va bene, METH, foto molto quello a bella. vostro piacere se volete, seguite anche dal 1900 il calcio a Roma, il blog di Daniele. Che ha ricominciato anche a pubblicare, ha ricominciato anche a parlare delle partite della Lazio. Seguite anche il mio in contropiede.blogspot.com. Seguite anche quello di Matteo, non so nulla di nulla.blogspot.com. Si è anche messo la sciarpina Anche dell'Entella oggi. lui ha ricominciato a pubblicare veramente tantissimi articoli su quel Sul non blog. sapere nulla, Sì, diciamo. esatto. Sai di non sapere Sai di come non solitari. sapere, esatto. E a questo punto noi dobbiamo A questo punto salutarvi. ringraziamo anche tutti coloro che ci hanno Ringraziamo. seguito, oggi ce ne sono stati veramente tanti. In moltissimi. Sono calorosi. E vi ringrazio per avermi scritto tutti questi complimenti, ma io sono uno molto modesto, non veramente anche me. Credo sia stato ironico perché mi hai fatto perdere la È giocata, anche non credo merito sia un degli altri. Grazie complimento. mille, messaggi che mi sono arrivati, siete fantastiche, grazie Ma non è Quindi vero, Matteo. Però, quindi vabbè. possiamo chiudere qua la prima Salutiamo puntata. ovviamente, come Sì. ci segue ogni volta, Diletta Leotta, che con l'auricolare ce l'ha appunto connesso con ogni Ah, poi maledetto volevo salutare sabato. anche una mia amica, Penelope Cruz, che mi ha detto di salutarla in Sì. diretta. Te l'ha chiesto, Esattamente, è un po' timida, ma. no? Sì. È un po' È un po' timida, timida. sì. E Mi raccomando, la prossima volta l'avremo in studio, quindi accorrete Esatto, numerosi, accorrete ecco. numerosi. Chi vuole è qui per voi. Chi vuole, sì, la mettiamo al posto di Marco e la Certo, mettiamo lì, certo. così la possiamo vedere tutti. E non ci resta che, appunto, Prima puntata della Marcolino. seconda stagione. Siamo già Esatto, arrivati alla esatto. seconda stagione, come le serie TV, Come quelle più direbbe belle. un grande amico 130, Martin Garrix, Si vuole. siamo tornati, ecco. E allora vi lasciamo con la solita canzone. Che cos'è l'amor? Vinicio Capossela. A Ciao ciao. sabato prossimo. Arrivederci.
chiedo al vento che sferza il suo lamento sulla ghiaia del viale del tramonto, alla maca gelata che ha perso il suo gazebo, guaire alla stagione andata all'ombra del lampione San Susì. Che cos'è l'amore? Chiedilo alla porta, alla guardarobiera nera e al suo romanzo rosa, che sfoglia senza posa, al saluto riverente del peruviano dondolante che china il capo al lustro della settima polare. Ai permette signorina, sono il re della cantina, volteggio tutto crocco sotto i lumi dell'arco di San Rocco, ma s'appoggi pure volentieri fino all'alba livida di bruma che ci asciuga e ci consuma. Che cos'è l'amore? È un sasso nella scarpa che punge il passo lento di bolero con l'amazzone straniera, stringere per finta un'estranea cavaliera, e il rito d'ogni sera perso al caldo dei pua di San Susì. Che cos'è l'amore? È la ramona che entra in campo, è come una vaiassa, colpo grosso te la muove e te la squassa, ai tacchi alti il pu-